Eccolo qua, l'ananas. Sono su questo. Ok, dammelo un secondo. Quindi, cerchio mango, quadrato cocco, X banana, triangolo ananas. Ok, e prendiamo sempre Mason. Allora, aspetta, dammi un secondo che lo sistemo meglio. Quindi, scusate se non parlo, ma qua devo rimanere concentrato sulle forme. Mi dimentico ogni tanto che cosa è cosa. Scusatemi che se non parlo qua, ma devo rimanere iperconcentrato sulle forme, esatto. Ogni tanto mi dimentico ancora cos'è cosa. È difficile più di quanto non sembri, No, ho sbagliato. Oh, fine. Il mio ultimo biglietto è rimasto lì appeso. 5 stelle. E ora lanceremo in faccia alla gente ananas, cocco e mango. Perfetto. Le banane perlomeno sono morbide. Per favore, non portate cibo né bibite. Credetemi, ci pensiamo. Oh, più. Interessante, si regalano ragazzi, cibo. Sto aggiungendo al menù i sundae al caramello. Non l'ananas su questo tasto. Il sundae che a me quello non sembra un sundae, ma una banana split, ma voglio pensare che sia io a sbagliare. Sempre Mason. Allora, dai, Sandy, mango, banana, mango. No, ho sbagliato, cocco. No, che cazzo sta succedendo? Cocco, mango, banana, mango, cocco, cocco, mango, banana. Sto perdendo. Cocco, la banana, il cocco, la signora, il mango, il cocco, la banana, il sundae, non lo so. Ai, sto perdendo io. Ok, allora andiamo full concentrazione. Signora, il sundae! È una banana split. Avevo ragione, ho visto i pezzi di banana io volare. Gli è finito tutto. Oltre al gelato, sta cristiana, gli è finita anche la vaschetta di vetro. Il sangue, il mio gelato sporco di sangue ora. Scusatemi. Ora il nostro duo, Marty e Stefano, tenterà qualcosa che nessun primate superiore farebbe mai. Perché noi siamo intelligenti, non ci buttiamo dai cannoni. Sempre Stefano, dai, poverino. Pronto a spiccare il volo. Ale! Non mi ricordo qual è il tasto per fare il G. Ok, era la X. Ah, i palloncini. Ho sentito Ale e Alex Marty prendere i palloncini. Olè. E comunque ho fatto più punti di Marty fino ad ora. Eppure. No, e dai l'ultimo. Eppure non faremo mai 5 stelle. Sicuro. Niente per prendere quello viola. E invece tu fai schifo come... No, dai, non è vero, non fai schifo come acrobata.
È il gioco che fa schifo. Sai cos'è che, che manca a questo gioco, a parte tante altre cose? Delle cutscene oltre queste scene. Cioè, nel senso, perlomeno negli altri giochi, fra un livello e l'altro, c'erano le cutscene in cui Alex, Marty parlavano, i pinguini, tutto quello che volevi. Qua, a parte le cutscene vere e proprie con la scimmia nel treno che parla con Julian, non c'è molto altro. E scegliamo ovviamente sempre Vitali. Fanculo, Julian. Per la madre roscia! Sono molto contento! Ale! Ho appena notato una cosa sul gomito di Vitali, ma non lo so, aspetta, fammi vedere. Guarda che gli si clippa! Gli si clippa male! Io ti giuro che ad oggi ancora non ho capito come funziona il minigioco di Julian. Probabilmente perché non l'ho provato, ma sinceramente neanche mi frega. Vitali è più interessante e soprattutto è più divertente, e soprattutto non è Julian. Tigre bruciacchiata. Julian sembra sempre un tossico. Oh, mi sono fatto cannone. Ti butto giù dalla pedana, Giulia, il santo cielo. Che poi ho appena notato una cosa. Come fa a non bruciarsi la corda che tiene i cerchi di fuoco? Vabbè, questa è una domanda del culo, lo so. Però dai. Olè. No, per niente. Olè. Sono migliore di quello che pensavo. Lo so. Olè! Ma è proprio in faccia. Proprio di cattiveria in faccia questo. Olà! E ora dall'altro lato. Questo è il minigioco più semplice ma comunque più divertente fra tutti. Quello di Gia e Alex ancora faccio schifo e probabilmente non riusciremo neanche a sto giro a fare dei punteggi decenti. Sono sbalordito. Io sono sbalordito da quanti punti ho fatto e quanti pochi punti ne hai fatti tu, Julian. Per la madre roscia! E ora, impegnati nelle loro straordinarie acrobazie sulla corda tesa, ecco a voi Gloria e Melman! E Gloria, dai! Non cambia nulla alla fine, però. Almeno cambiasse qualcosa quando scegli un personaggio o l'altro. Olè! Ma dai! Ma scusami, ero abbassato! Guarda! Guarda! Non si abbassa abbastanza. No, scusami. Vabbè, qua è colpa mia. No, aspetta. Devo capire. Scusami. Ma è fatto male. È fatto male sto gioco. Adesso l'ho capito. Scusami, il comando è abbassati per non farti colpire. Guarda, finito sto gioco, non lo toccherò mai più. Ma proprio... Non ci penso neanche. Guarda. Guarda. Perché lui almeno si abbassa del tutto e ci sta. Ma perché lui sì e l'altra no, guarda. Olè. Due cose ho evitato, neanche una. Olè. La prima volta che Julian lanciava il mango neanche sapevo cosa dovevo fare in realtà. Lo ammetto. Olè. Facile. Oh. Ecco perché non ti porto mai in giro, porcino. Ecco fatto. Uno. Guardatemi! No! Dio mio, pensavo
che nell'input di salto avrei preso. Mortino. Pensavo di essere fuori dal range per una volta. Ok. Ma non c'è il palloncino. Ah no, ecco, stavo dicendo, non c'è il palloncino iperfigo. Ma come, sei un mostro? Ma che cattiveria. Che che commento è, sei un mostro? Va bene, grazie. Sei un mostro di bravura, probabilmente, sì, per carità, ma che commento è da fare? E ora Alex e Gia vi intratterranno con le loro acrobazie caotiche, ma curiosamente eleganti. E che non riusciremo mai a fare decentemente perché il gioco è fatto male. Gia. E Ale! Ah, prendilo! Uno, due, via! Uno, due, vai! Alex, vieni! Aspetta! Dai, Alex, aggrappati! Alex, aggrappati, dai, voglio fare un po' di punti extra, per favore. Dai! Vaffanculo, Alex. Fottiti. Tu e questo gioco. Ecco fatto. Non importa. Guarda, colpa mia che ho provato. Lasciamo perdere anche il punteggio. Ecco di nuovo i vostri. Goodbye, Londra. E da parte mia. Melman e Gloria. Marti e Stefano. Vitali e Re Giulia. Quel gioco qua. Questo qua della corda, io ti giuro, non. Grazie. E addio, ma per sempre. Ti giuro che ancora ad oggi non riesco a farlo, quel giochino lì di Alex e Gia. Ed eccoci qua, New York.